Ciao, io sono Martina e sono una studentessa di digital marketing appassionata di video editing e di viaggi. E questo video è principalmente per tre persone, quindi se hai deciso di cliccarlo probabilmente dovresti rientrare in una di queste tre tematiche delle quali parlerò in questo video, altrimenti probabilmente non è il video giusto. La prima è sicuramente che cos'è l'Erasmus, quali sono le procedure da intraprendere e per quali motivi io ho deciso di intraprendere un'esperienza del genere. Il secondo è la mia esperienza personale, quindi che cosa io ho fatto per partecipare a questo bando, quali sono state le complicazioni, quali sono state le cose che ho dovuto fare per partecipare a un'esperienza del genere, quali sono state le complicazioni che ho trovato nella fase preparatoria, potremmo dire, nella fase pre-Erasmus. In questo momento io mi trovo nel mio nuovo appartamento qui in Erasmus a Vilnius, che è la destinazione dove io ho deciso di andare in Erasmus. E invece il terzo punto per il quale tu potresti aver cliccato questo video è perché hai bisogno di un piccolo incoraggiamento per partire e intraprendere un'esperienza del genere e probabilmente hai bisogno di qualcuno che ti dia una spintarella. Io sono la persona giusta, in tal caso ti consiglio di andare alla fine di questo video dove spiegherò i motivi per i quali credo che sia un'esperienza che tutti noi dovremmo intraprendere almeno una volta nella vita e credo che sia un'esperienza da fare e per la quale credo che anche tu che stai guardando questo video dovresti farlo, se ne hai la possibilità e l'occasione. Allora, iniziamo. Il primo argomento è che cos'è l'Erasmus. L'Erasmus è un progetto dell'Unione Europea. L'Unione Europea mette a disposizione ogni anno un determinato numero di fondi per gli studenti affinché si possano andare a intraprendere un'esperienza all'estero, un'esperienza di studio, in particolare o di tirocinio. Esistono infatti due principali tipologie di Erasmus. Una è l'Erasmus Plus, che è l'Erasmus Studio, che è quello che effettivamente sto intraprendendo anch'io, per il quale si va all'estero per un dato periodo per studiare. L'altro invece è l'Erasmus Trainership, durante il quale si va all'estero per intraprendere una sorta di stage o esperienza comunque lavorativa. L'Unione Europea garantisce la possibilità di intraprendere un'esperienza Erasmus non solamente durante il periodo universitario, ma anche a studenti del liceo, quindi anche a studenti delle scuole superiori. Per quanto riguarda la parte burocratica, allora non scenderò nel dettaglio, poiché ogni università ho scoperto che ha procedure che vengono svolte magari attraverso passaggi leggermente differenti. Io per esempio ho dovuto compilare il learning agreement prima della partenza, ho scoperto che una studentessa di Verona l'ha compilato invece una volta arrivata qui in Erasmus, quindi potrebbero esserci delle piccole variazioni. Quello che consiglio è di leggere bene il bando. Il bando Erasmus esce generalmente tra gennaio, febbraio, marzo, aprile e concerne un regolamento, il regolamento Erasmus, nel quale vi sono scritte tutte le procedure che bisogna intraprendere per candidarsi. Infatti l'esperienza Erasmus non è un'esperienza che viene garantita a chiunque, questo perché i fondi che l'Unione Europea mette a disposizione sono limitati e per questo motivo anche il numero di studenti che possono intraprendere un'esperienza del genere è limitato. Questo però non deve scoraggiarvi. Un altro motivo per il quale non tutti possono partecipare a un'esperienza Erasmus è perché spesso per poter intraprendere un'esperienza all'estero bisogna avere un minimo livello di competenze linguistiche, di inglese, di tedesco, di portoghese in base al paese nel quale si decide di andare a fare un'esperienza del genere. Inoltre potrebbero essere richiesti anche dei colloqui conoscitivi per riuscire a capire se la persona è portata. Questo viene fatto più spesso alle superiori, anche questo non è un motivo per il quale scoraggiarsi. Per quanto riguarda tutta la procedura burocratica, una volta che è uscito il bando bisogna candidarsi. Come ho detto, non scenderò nei dettagli, ma quello che succede è che bisogna andare a selezionare 5 mete per le quali ci si vuole candidare. Il consiglio è di andare a vedere esattamente quale università e quali corsi vi sono all'interno di tale università nel dato paese che si decide di selezionare. Questo perché in un momento successivo, nel caso si venga selezionati, bisognerà andare effettivamente a compilare il Learning Agreement. Che cos'è? Non è altro che un documento, una sorta di contratto che viene stipulato tra lo studente e l'università in modo tale da far sì che l'università abbia la garanzia che lo studente all'estero svolga effettivamente un determinato numero di esami. Questo perché, essendo l'Erasmus un progetto che vuole garantire la possibilità di studio all'estero, non è la possibilità di fare una vacanza all'estero, quindi si vuole finanziare effettivamente chi è intenzionato a studiare seriamente all'estero. Bisogna quindi scegliere queste 5 destinazioni, 5 mete attentamente, guardando l'università per la quale si andrà a studiare e i corsi che vi sono. Bisogna elencarle, quindi metterle in ordine in base alla preferenza. Successivamente, se
si viene accettati, presi, bisognerà andare a compilare un numero innumerevole di altri documenti. Tra questi il più importante probabilmente è il cosiddetto impegno a riconoscimento e il learning agreement. L'impegno a riconoscimento è questo contratto nel quale, un po' come nel learning agreement, si vanno a definire appunto gli esami che si andranno a fare nell'università partner all'estero, che devono avere una certa attinenza con gli esami che si sarebbero dovuti fare nell'università che si frequenta. Se vi è una buona attinenza, vi sarà l'accettazione del learning agreement anche da parte dell'ufficio mobilità e di chi di dovere, e a quel punto si può parlare di finanziamenti. I finanziamenti che si ottengono generalmente sono il finanziamento dell'Unione Europea, appunto quello Erasmus, per quanto mi riguarda è di 250 euro al mese, ma credo dipenda un po' anche in base anche al costo della vita dei paesi nei quali si va, si potrebbe ottenere un po' di più se per esempio si va in Svizzera, poiché il costo della vita è più alto. Per quanto mi riguarda, come dicevo, sono 250 euro al mese, più un finanziamento dell'università, che nel mio caso è di 120 euro al mese. A questi si somma un ulteriore finanziamento, al quale però non tutti possono accedere. È il cosiddetto bando giovani, è un finanziamento che si basa sull'ISEE. Vi lascio magari la tabella qui. In base alla fascia di reddito nella quale ci si trova, si può percepire un dato finanziamento. Non è detto quindi che si rientra in una delle seguenti fasce, però sicuramente per chi magari si ritrova con una fascia di reddito più bassa è una buona possibilità per avere un finanziamento ulteriore da aggiungere al finanziamento europeo e al finanziamento dell'università. Questo credo sia un po' tutto quello che c'è da dire. Adesso parlerò di quella che è stata la mia esperienza personale e del perché ho deciso di intraprendere effettivamente un'esperienza Erasmus. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza personale, è un'esperienza un po' funny, nel senso che, cosa è successo? Io e il mio ragazzo, il quale fa la mia stessa università, parlavamo un po' del fatto che sarebbe uscito il bando Erasmus e un po' per scherzo, un po' sul serio, abbiamo pensato di effettivamente provare ad iscriverci. Io ero lì per dire sì, ok, ma se poi ci prende un'università diversa, cosa facciamo? Se devi andare via un anno, se devi andare via pochi mesi è un conto, se devi andare via per un anno inizia ad essere diversa la situazione ovviamente. A quel punto Noè mi ha un po' convinto a candidarci lo stesso, questo perché fa, ma no, ci prenderanno insieme, faremo esperienza Erasmus, sarebbe bellissimo. Ovviamente sarebbe stato bellissimo, però la possibilità che prendessero almeno anche solo uno dei due non era altissima, poi la probabilità che prendessero entrambi ancora meno, e entrambi nello stesso posto, nella stessa università, dello stesso paese, ancora meno. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo comunque deciso di provarci e ci siamo iscritti, ci siamo candidati, abbiamo scelto le stesse università, ovviamente studiando le stesse cose era anche più facile e volevamo ovviamente aumentare le probabilità di finire nella stessa università. Abbiamo scelto quindi le stesse università partner, le abbiamo elencate, quindi ordinate alla fine nello stesso ordine, e abbiamo inviato la candidatura. Tra le mete che abbiamo scelto noi, vi sono state mete prevalentemente nordiche, questo perché l'inglese nei paesi nordici è meglio parlato. E abbiamo messo anche in realtà Graz, poiché non ci dispiaceva il tedesco e poiché quell'università offriva dei corsi che ci piacevano particolarmente per quanto riguardava il digital marketing, però non abbiamo selezionato paesi come la Francia e la Spagna, per quanto mete bellissime. Noi dovevamo andarci nel semestre invernale, quindi non volevamo appunto andare in vacanza, volevamo andare a studiare e in particolare allenare il nostro inglese, quindi abbiamo scelto tutte mete nordiche. Non saprei dire quanto tempo dopo sono uscite le graduatorie e sono stata la prima a vederle. Quando ho letto il nome di Noè ho pensato wow, non ci credo, l'hanno preso, sono veramente felicissima per lui. E allo stesso tempo ero lì, ok, continuo a scorrere, spero che abbiano preso anche me, perché se no ovviamente mi sarebbe dispiaciuto, però capita. Ho continuato quindi a scendere e avevano preso anche me, ero esaltatissima, veramente esaltatissima. Diciamo che il mio amore per i viaggi ha aiutato ad essere ancora più esaltata. Quando ho letto che ci hanno preso nella stessa università, nello stesso paese, e ero tipo al settimo cielo ovviamente, incredula, perché aveva avuto ragione, ci avevano preso nello stesso posto ed ero felicissima, inutile dirlo. Ma ci credi non è che ci hanno preso? Allora, io adesso devo capire... Oh shit. E andiamo. Andiamo in FH Joanneum. Noè era
felice, anche se era un attimino deluso, perché lui sperava addirittura di finire nella prima università che avevamo selezionato, non solo entrambi, non solo nella stessa, ma pure nella prima, cosa che non è successa. Siamo finiti in una cosa tipo la nostra quinta, quindi l'ultima o quarta scelta, ovvero Graz in Austria. E vi chiederete: Graz, ma non hai detto che ti trovi a Vilnius in Lituania? Esatto, infatti ci sono state diverse complicazioni. Io esaltatissima, ci hanno preso, Noè esaltatissima anche lui, ma voleva finire in Norvegia, che era la prima scelta. Parentesi, abbiamo scoperto che in realtà non avevamo guardato attentamente i corsi di quell'università e non ci sarebbero stati corsi per noi e sarebbero stati prevalentemente in norvegese barra inglese. Quindi l'abbiamo alla fine anche un po' scampata e siamo finiti in università più adatta a noi, quella di Graz, dove c'era la possibilità di intraprendere due percorsi, o il Global Business Program o un programma di design, marketing, una cosa del genere. Quando però abbiamo scritto all'università, quindi praticamente istantaneamente, l'università ci ha detto che il numero di studenti a questi corsi era già arrivato al massimo e che quindi non potevano più prenderci, perché tutti gli altri corsi non erano in inglese ma erano in tedesco. Inutile dire che eravamo tristissimi, perché probabilmente non saremmo partiti. L'università ci ha detto che avrebbe provato a chiedere all'ufficio stage se si poteva trovare un altro paese con un'altra università che ci avrebbe ospitato, e la probabilità che questo accadesse era bassa. Soprattutto ci avevano detto anche che la probabilità che finissimo nella stessa università era anche questa non altissima. Questo perché si cercava un posto o due posti in più in un'altra università. I posti per ciascuna sede sono spesso molto limitati, sono di una, due, tre persone, quattro al massimo. Quindi il fatto che fossimo finiti in quella di Graz, dove c'erano solo due posti, e fossimo finiti noi due, abbiamo pensato che era un po' perché l'ufficio Erasmus non aveva voglia di lavorare e allora ci ha messo entrambi di digital nella stessa università, una procedura in meno e via. Ma abbiamo avuto fortuna, sono stati super gentili quelli dell'ufficio Erasmus, ci hanno aiutato a trovare una nuova università, ma soprattutto l'università partner, la KSU, l'università che si trova qui a Vilnius in Lituania, che aveva già preso i due studenti selezionati, ha deciso di mettere a disposizione altri due posti e quindi siamo riusciti ad entrare effettivamente in un altro Erasmus. Parentesi, credo che quella delle KSU era un'università anche elencata più in alto rispetto all'ordine nel quale volevamo andare, rispetto a quella di Graz in Austria. E eravamo felicissimi, non era un po' esitante, un po' perché effettivamente la Lituania si trova a 2000 km dall'Italia, lì invece a Graz ci saremmo trovati a 600 km, forse poco meno dall'Italia, quindi sicuramente più vicino. E la Lituania è uno dei paesi poco conosciuti dagli europei, e dico purtroppo perché in realtà è un paese bellissimo. Farò sicuramente tanti altri video, quindi ovviamente increduli del fatto che ci abbiano preso di nuovo per l'Erasmus e di nuovo insieme, abbiamo iniziato a pensare, a progettare un po' tutto per la partenza. Di mezzo c'era il tirocinio che avremmo dovuto fare al secondo anno, ma per una pessima organizzazione della nostra università ancora ad oggi, a metà ottobre, non abbiamo avuto alcune notizie, alcune informazioni, sembra che si siano dimenticati di noi. Quindi sì, la gestione del nostro corso di digital marketing non è per niente buona. Non abbiamo ancora fatto il tirocinio, quindi, del secondo anno, nonostante noi inizieremo il terzo anno qui in questa università. Quindi queste sono un po' le complicazioni che sono insorte. Per quanto riguarda invece tutte le cose belle, sicuramente una volta che ci avevano preso a Graz, quindi la prima volta che effettivamente ci hanno preso, l'ho detto con la mia migliore amica, la Benny, l'ho detto con mia nonna, l'ho detto con tutta la mia famiglia, e diciamo che erano esaltatissimi anche loro per me. Loro erano carichissimi, io ancora di più, e questo non ha fatto altro che caricarmi ancora ulteriormente. Adesso lascio qualche reaction qui. Ciao! Ciao Benny! Devo dirti una cosa! Sì, anche tu, tesoro! Ok. Dimmi. Ti ricordi che qualche tempo fa avevamo fatto un applying? Io e noi siamo stati presi in Erasmus.
Insieme? Un gruppo tipo prendeva tre persone? Due. Oh mio Dio! Insieme! Oh mio Dio, non ci credo ancora. Cioè, questo vuol dire che andremo a vivere insieme. Ma, ma per quanto tempo? Per 5 mesi. Quindi è perfetto, perché non è 3, non è poco, non è 6, non è 1 anno, non è troppo, non è 10, è 5, è perfetto. Quando è che sarebbe? Oh mio Dio, non lo so, devo ancora leggere tutti i documenti, stavamo solo guardando il bando ed eravamo lì tipo così. Semester abroad, oh shit, oh mio Dio. Babi? Burujit sama. Cosa? Io. Možná ne sama. No ne. Možná jo, možná i s jinýma lidma. Půjdeš do podnájmu, jo. A babi, moment. Víš, kam půjdu? Do Rakouska. Cože? Jo. No. Jo. A půjdu tam 5 měsíců. Cože? Takže to bude trošku anglicky a trošku německy. A bude to v Rakousku a budou tam 5 měsíců a víš, kolik jsem hodin od Prahy? 5,5. Je to spůr hodně, jo, ale 5,5. A jestli oni mi musí udělat nějakou zkoušku. No, tam to je hezký závod. A vzali Noého, jo, no ty samý univerzity, takže... Takže je to úplně divný, protože tam byly jenom 2 místa, jo? A musím ještě jít vařit, takže ale jenom tohle jsem ti chtěla říct. No tak to je teda masakr. Na půl roku s Noem a Noe bude studovat to, co ty... No, tak to je hezky. O. To je hezky, tak to ti gratuluju, to je úžasný. E a quel punto non restava altro che trovare effettivamente un alloggio. Trovare alloggio in un altro paese non è facile, soprattutto quando lo si fa in maniera da remoto, ovviamente. In particolare in una situazione come quella pandemica del Covid, ancora meno. La cosa principale è capire quali sono le tue priorità. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi vivere da solo? Vuoi vivere con qualcun altro? Io e noi volevamo trovare un posto dove poter vivere, come dire, insieme. Strano dirlo. E allo stesso tempo magari avere dei coinquilini o comunque dei roommates o dei flatmates e quindi condividere magari qualche stanza. Un'altra priorità è andare a vedere effettivamente quanto lontano si trova l'alloggio dalla tua università e dal centro. Questo perché spesso quando si è all'estero non si ha la macchina, si usano mezzi di trasporto e se si è in un paese come in Italia dove i trasporti pubblici funzionano solo una volta all'ora o fino a una certa ora, fino per esempio alle 7 di sera, allora bisogna fare attenzione anche a queste cose perché poi muoversi da soli di notte potrebbe essere rischioso. Un'altra cosa è sicuramente assicurarsi che l'alloggio dove si sta prenotando esiste, in particolar modo se si lascia un acconto che spesso viene appunto richiesto. Questo perché è capitato a diverse persone, è capitato tra l'altro anche degli studenti che sono venuti qui in Lituania, avevano prenotato credo un hotel, sono arrivati e non c'era nulla. Non solo non c'era nulla, ma i loro soldi erano spariti e hanno avuto diverse complicazioni, soprattutto perché quando tu magari arrivi la sera in un alloggio con tutte le valigie per 6 mesi, sei in una situazione letteralmente di cacca. Per prevenire qualsiasi tipo di situazioni spiacevoli del genere, bisogna assicurarsi che il posto dove si sta prenotando esiste. Quello che abbiamo fatto, per esempio, io e Noè, era andare a cercare non solo il sito di quel dato posto. Noi abbiamo scelto un co-living e poi ve ne parlerò. Non solo il sito di quel dato posto, ma anche tutti i social e magari riuscire a contattare delle persone tramite quei social, quindi guardate chi mette like a quei post, generalmente sono persone che magari vivono in quel dato posto. È quello che abbiamo fatto anche noi. Chiedere magari tramite mail ulteriori foto, ulteriori video oltre a quelle che si vedono sul sito e quindi non solo guardare il sito, guardare i social, trovare magari persone che vivono, provare a scrivergli, assicurarsi che il posto esiste e che sia come nelle foto e nei video che vengono presentate online, comunque sul sito, ma anche andare effettivamente a vedere
che cosa, quali sono i servizi che vengono offerti e ve ne parlerò successivamente. Cosa abbiamo fatto io e Noè? Quello che noi volevamo fare era trovare un appartamento condiviso magari anche con altre persone. I costi però, contrariamente a quello che si può pensare, in Lituania non sono così bassi, soprattutto in centro, e trovavamo prezzi che stavano attorno ai 500-600 euro d'affitto. Poi ovviamente c'erano le bills, quindi luce, gas, tutte le bollette a parte e magari non era garantito internet e cose del genere. Poi c'erano appartamenti studenteschi, quello ti permetteva di conoscere le persone, è vero, allo stesso tempo vivere 6 mesi in un appartamento studentesco come quelli che abbiamo trovato, abbiamo pensato anche no. Sono un'ottima soluzione per una sola persona, noi volevamo trovare un appartamento dove potevamo starci entrambi e magari altre persone. Invece questi appartamenti erano appartamenti singoli con letti singoli e una piccola cucina condivisa, magari il bagno condiviso e cose del genere. Quindi abbiamo optato per un'altra soluzione, ovvero quella del co-living. Se dovete andare in Erasmus all'estero è una soluzione che vi consiglio assolutamente, questo perché i co-living stanno nascendo adesso, soprattutto come anche i co-working, sono degli spazi condivisi dove vivono persone non solo studenti, ma anche magari persone che vengono dall'estero per lavorare o anche locali. E generalmente sono co-living di persone giovani che intraprendono esperienze simili alle vostre, o che magari restano in quel building per poco tempo, quindi magari qualche mese, 1 anno, 2 anni al massimo, cose del genere. Il co-living che abbiamo trovato erano soluzioni ottime perché erano piccoli appartamentini dove vi era una stanza, un piccolo salottino, ovvero questo qua dove mi trovo, una piccola entrata, una cucina e un bagno. Poi in questi co-living vi sono le common rooms, ovvero delle stanze condivise dove si possono incontrare persone, dove si può stare in compagnia, quindi vi sono le cucine condivise più grandi, dove si può andare a mangiare insieme, dove si può incontrare altre persone, vi sono le sale studio, per esempio nel nostro co-living vi è anche un cinema, e comunque ci sono tutte queste aree condivise dove si può stare a lavorare o a studiare o anche per esempio a cucinare e incontrare persone. È un'ottima soluzione se si vuole avere una certa indipendenza, autonomia e anche un po' di privacy, quindi avere una propria un proprio piccolo appartamentino e allo stesso tempo avere la possibilità di conoscere diverse persone che vivono nella stessa, come dire, struttura. Inoltre queste strutture spesso organizzano anche eventi e questo permette appunto di conoscere nuove persone. Quindi sono sicuramente una buona via di mezzo tra il voler vivere da soli e vivere in comunità o comunque conoscendo persone. Quello che abbiamo trovato principalmente era Chapters e Livin. Livin è il posto dove abbiamo deciso di andare, il prezzo era leggermente più alto, ma era una struttura molto più bellina. Il problema di Chapters, nonostante costasse un pochino meno e fosse magari un pochino più conveniente, anche perché era più vicino al centro, era che non ci rispondevano alle mail, rispondeva senza rispondere completamente, non voleva mandarci ulteriori foto, non voleva mandarci ulteriori video, non avevano social e quindi ci ha fatto un po' dubitare. Su Google Maps non riuscivamo a trovare la posizione. Abbiamo provato a chiamare, ci hanno risposto le persone, ma allo stesso tempo non ci hanno fornito tutte le informazioni che volevamo, non ci hanno convinte, quindi abbiamo detto prenotiamo i primi 2 mesi a Levin, andiamo a vedere poi Chapters una volta arrivati qui, vediamo com'è, quanto è vicino, quanto è lontano, se ci troviamo meglio ci trasferiamo per i rimanenti mesi. Meno male che abbiamo scelto di fare così, perché una volta arrivati ai Chapters abbiamo scoperto che in realtà era praticamente una struttura in costruzione, tuttora in costruzione. Un'altra ragazza di KSU, quindi della nostra università, è andata in co-living Chapters, una volta arrivata, la sera tipo alle 9:10, io sono entrata da una porta che praticamente era inesistente, era un buco in un muro e non sapevo se effettivamente c'era qualcosa oppure no. Poi fortunatamente al secondo piano c'erano già delle stanze costruite, ma per esempio non c'erano le aree comuni, non c'era la reception, era praticamente ancora un palazzo, che aveva avviato il proprio servizio senza essere ancora completamente costruito. Quindi queste sono le situazioni che si possono presentare davanti. È fondamentale nel momento in cui si cerca un appartamento all'estero avere la garanzia che quel appartamento, che quel posto c'è, esista.
non dare tutti i soldi che ci vengono dati al nostro finanziamento al primo appartamento che troviamo e magari capire che poi non è quello che cercavamo una volta arrivati. Un'altra cosa importante prima di partire è quella di andare a verificare quali sono i servizi che sono offerti dal posto in cui andrete a vivere. Per esempio, se siete studenti probabilmente vorrete un tavolo. Dovete quindi andare sul sito e chiedere per email o leggere ogni clausola singola del contratto per quel determinato appartamento se il tavolino è compreso. Per esempio, le foto di Livin che vi lascerò qui erano foto di appartamenti arredati, appartamenti con tavolini, sedie, cucina arredata, tappeti, specchi. Queste cose non c'erano quando siamo arrivati. C'era il tavolo, c'erano le sedie, ma la cucina non era arredata. C'era il divano, ma non c'era il tappeto, non c'erano gli specchi, non c'erano i quadri. Tutte queste cose te le facevano pagare con un supplemento nel caso tu le volessi. Fortunatamente noi abbiamo chiesto diverse informazioni prima di partire e quindi quello che c'era più o meno ce l'aspettavamo. Forse io mi aspettavo almeno i comodini o il tappeto, però per il resto specchi, lampade, cose del genere, sapevo che non l'avremmo trovato, come anche tutti gli utensili per la cucina, e quindi ci siamo portati tutto da casa. Abbiamo deciso quindi di pagare il nostro co-living, lascio qui il momento del pagamento. Da quando abbiamo fatto la registrazione delle 5 università. Ah sì? Sì. Io non lo sapevo. Lo so. E niente, siamo qui. Siamo qui. A registrare il tuo IBAN magari? Oh no, vabbè, poi lo coprirò. Ti diciamo, beh, al massimo posso rinviarmi dei soldi, eh. Sì. Oh, accettazione, Erasmus! Te lo devi rimanere. Ok, una volta trovato l'alloggio e pagato il nostro alloggio almeno per i primi 2 mesi, abbiamo fatto una sorta di planner, budgeting, che in realtà avevamo già iniziato prima, proprio perché nel momento in cui si vuole andare a scegliere un dato appartamento bisogna sapere quanti soldi siano a disposizione. È fondamentale sapere quali saranno le uscite, per esempio, al mese e le entrate al mese. Quello che abbiamo fatto dunque è stato creare diversi fogli Excel che lascio qui, nei quali non solo abbiamo stimato un po' quelle che sarebbero state le nostre spese mensili, ma anche quelle settimanali, le spese legate all'affitto, le spese legate all'alimentazione, le spese extra, le spese per il viaggio per arrivare fino a qui. Avevamo 2 opzioni, andare in macchina fino a Vilnius, quindi 2000 km, o prendere l'aereo. Abbiamo quindi fatto anche una stima di quanto ci sarebbe costato venire qui in aereo con tutte le valigie, i bagagli, che sarebbero stati innumerevoli dato che dovevamo portarci anche coperte, lenzuola, non solo vestiti, e invece andare in macchina, quindi quanto ci sarebbe costata la benzina, quanto l'autostrada, quanto le varie vignette dei vari paesi, quanto l'hotel, perché non si poteva pensare di fare 2000 km tutti in una volta, e i pranzi, le cene, le colazioni fatte durante questo viaggio. E alla fine ci conveniva venire in macchina, un po' per il fatto che spendendo poco più avremmo avuto anche una bellissima esperienza non solo in macchina ma a Vienna, in Austria, a Varsavia, in Polonia, dove appunto ci siamo fermati facendo il nostro road trip delle 3V, l'abbiamo chiamato perché appunto abbiamo fatto Vienna, Varsavia, Vilnius, quindi il road trip delle 3V. Ok, deciso quindi di andare in macchina, abbiamo fatto una bella lista della nostra valigia, quelli che sarebbero stati gli hotel del nostro road trip delle 3V. A quel punto non restava altro che fare la valigia. Abbiamo quindi fatto la valigia, non è facile far stare dentro a 3 valigie tutto quello che ti porti via per 6 mesi, però in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Io ho chiesto aiuto alla Benny nella preparazione della valigia, un po' perché in realtà volevo avere un po' di compagnia. Qui vi lascio dei video. Io ancora un'ora e non di più. Oh shit. Poi ho questo grigio, ti ricordi quando c'era il compleanno delle 2 Giulie? Molto era il bello, vestito. Quello assolutamente sì. Sì? A me mi fa impazzire quel maglione, infatti me ne sono comprato uno uguale perché mi piace un sacco. Ah, sì, che carina! Sì, quello ce l'hai da 20 anni. Da 20 anni. Portarlo. No, dai, mi vecchio, piace. Ah. Vabbè. Cioè, mi piace tanto, poi ci metto una camicetta bianca sotto, è elegante. È elegante, è molto natalizio. Oh, è natalizio, devo avere qualcosa per Natale. Ok, vai.
E poi? Questo però è peluccoso, no? Non devi guardarmi con quegli occhi. Allora, io ti dico, cioè, secondo me, se tu dici, okay, io no. Martina sono più da quello peluccoso, porta quello peluccoso e lascia questo qua a casa. Non so cosa scegliere. I'm out. Non so cosa scegliere. Ho fatto un'incredibile selezione, quindi vediamo. Giacche, cappottini, scarpe, quelle più un altro paio. Andiamo a impacchettare. Per quanto riguarda quello che è il terzo punto, ovvero del perché credo che questa sia un'esperienza che tutti dovrebbero fare, è perché è un'esperienza che innanzitutto ti apre la mente, ti fa conoscere diverse persone, conoscere una nuova lingua, ti insegna a sviluppare abilità linguistiche quindi migliori, ma soprattutto ti insegna a ragionare con una mentalità diversa dalla tua. Non solo impari ad andare a vivere da solo, a farti la spesa da solo, organizzarti i pranzi, le cene, sapere quanto spendi, quanto hai e magari vivere un'esperienza dove conosci tante persone nuove e fai festa e studi all'estero, tutte queste cose qui, ma soprattutto ti apre la mente e ti fa maturare molto, ti fa capire in che condizioni si trovano altre persone, come vivono altre persone in un altro paese, qual è la loro mentalità, qual è la mentalità delle persone che incontri che magari sono studenti Erasmus come te, qual è la mentalità di altre persone che conosci. Ci sono talmente tanti motivi per i quali fare un'esperienza Erasmus è super consigliabile che riuscire ad elencarli tutti probabilmente non è possibile. Il motivo principale per il quale io ho voluto intraprendere un'esperienza Erasmus, oltre che vedere un nuovo paese, conoscere nuove persone, è stata quella di sviluppare meglio, imparare meglio il mio inglese. Quando ti trovi in una situazione come quella dell'Erasmus o come quella in cui vai a vivere all'estero, dove nessuno parla la tua lingua, o poche persone parlano la tua lingua, questo in qualche modo ti spinge, ti sprona a metterti in gioco, a parlare in un'altra lingua. E per quanto a casa ti puoi guardare tutte le serie TV che vuoi o fare tutti gli esercizi che vuoi, applicarsi nel parlarla è veramente diverso e ti fa davvero crescere. È una cosa che ho notato già dal primo mese, perché è passato un mese da quando sono qua. Spero di notarla ancora di più alla fine di questa esperienza Erasmus. Mi introduco, ho finito l'Erasmus, sono passati quei 5-6 mesi e ormai è tutto finito, mi viene da piangere. Confermo quello che dicevo in questo video, ovvero quanto il tuo inglese cambia non è neanche definibile, non è per niente paragonabile. Ho fatto un colloquio alla fine di questo tirocinio, anzi ne ho fatti numerosi. Ho fatto un colloquio per un'azienda svedese e mi volevano prendere, quindi il mio inglese era accettabile anche a livello lavorativo. L'ho fatto per un'azienda italiana dove nel curriculum avevo scritto che avevo un B2. Mi hanno detto loro stessi, guarda che tu non hai un B2, tu hai un livello molto più alto. Quindi sicuramente questo è dovuto all'Erasmus. Ma sicuramente ti fa crescere, ti fa capire anche meglio quello che vuoi fare nella vita, perché conosci talmente tante persone che fanno cose diverse, che studiano cose diverse, persone che sono 100 miglia avanti a te rispetto alla tua mentalità, rispetto a quanto sanno, rispetto a cosa fanno, e ti apre quelli che sono i tuoi orizzonti. A non rimanere chiuso nel tuo paesino, nella tua città, nel tuo paese, perché l'Italia è bellissima, ma è bellissimo aprirsi anche all'estero e aprirsi soprattutto a persone che lavorano in settori diversi o nel tuo stesso settore, riuscire a capire come loro lavorano, come loro ragionano, come loro pensano, e lo scambio di idee, lo scambio di informazioni, lo scambio di opinioni è sempre un arricchimento per chiunque. Quindi un'esperienza del genere la raccomanderei anche ai più piccoli, ma soprattutto in una fase come quella dell'università, dove si sta o comunque si ha già un'idea a grandi linee di quello che si vuole fare, o anche se non si sa che cosa si vuole fare, questa potrebbe essere una buona opportunità per capirlo. Un'opportunità per conoscere persone nuove, stimolanti, e trovare una nuova motivazione, trovare nuove passioni. Ci sono migliaia di motivi per i quali io consiglierei l'Erasmus. Se sei indeciso se farlo o no, fallo. Semplicemente fallo. Al massimo torni dopo 6 mesi e dopo un anno
e capisci che il posto nel quale vivi è il posto che fa per te. Però per poterlo dire devi prima metterti in gioco e confrontarti con qualcosa di diverso. E soprattutto non avere paura di perdere ciò che lasci. Le persone che ti vogliono bene ti staranno vicine anche a distanza. Ad oggi si può stare vicini nel modo più vicino possibile, ovvero tramite videochiamata. Le persone che vorranno potranno anche venirti a trovare. Non è un'opportunità che capita tutti i giorni. È un'opportunità che hai quando sei studente, che qualcuno paghi per il tuo alloggio e per parte delle tue spese in un paese all'estero dove tu puoi studiare, conoscere altre persone. Opportunità del genere non dovrebbero andare perse. E quello che lasci dopo un anno, quando torni, resta sempre lì. Quando torni dopo un anno, le cose probabilmente non ti sembrano cambiate. Questo è quello che mi hanno detto un po' tutti, tutte le persone che conosco che hanno già avuto un'esperienza Erasmus o che sono andata a vivere all'estero per più tempo. Quando torni tutto ti sembra uguale, nulla ti sembra cambiato. Ti rendi conto come probabilmente quel mondo ormai ti è troppo stretto. Non solo quando tornerai nulla sarà cambiato, ma nulla sarà cambiato. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che lasci rimane lì, torni ed è così. E il fatto che è così ti farà sentire anche in una situazione in cui probabilmente non ti andrà più bene, perché tu sei partito da qui e sei arrivato qui. E quando torni, probabilmente quella realtà sarà ormai troppo stretta per te e cercherai di più, perché hai vissuto di più e perché hai esperienziato di più. E perché ti sei reso che quel di più probabilmente è più adatto a te. Adesso, non per tutti vale la stessa cosa, ma credimi, tu provaci e vedrai che quando torni capirai quanto sei più avanti, quanto quella realtà ti sta stretta. Niente, questa è la mia opinione riguardo all'Erasmus. Io consiglio a tutti coloro che possono farlo di farlo il prima possibile, e lascio di seguito alcune clip del nostro viaggio e del momento in cui siamo arrivati al nostro co-living Livin a Vilnius. Vi lascio alcune clip qui, alla prossima, ciao! Allora, io non è... L'ultima volta che eravamo lì a Parma. Sì. Oggi siamo lì a Vilnius. E niente, qui per entrare all'IKEA devi avere il Green Pass, come anche per alcuni supermercati stanno mettendo norme sempre più restrittive. Hanno detto che da questa settimana, se non sbaglio, era così. Bene, faccio vedere cosa abbiamo preso per la casa. Dico, facciamo due scatole, questo so. Due scatole che abbiamo rubato, che perché erano tipo delle scatole che rimanevano da contenitore di prodotti. Di e li usavo come armadietti o come comodini. Esatto, sono i nostri nuovi comodini, sempre esatto. Se ce li passano. Poi abbiamo preso delle prolunghe, delle gruccette, quelle per i piedi, cioè un tappetino per la doccia. Due tupper, credo si chiamino, tupper. Due barattoli per muesli, cose varie, grattugie. Abbiamo preso questo qui che è un portasaponette, ma adesso vediamo se prendere questo. Poi plastica abbiamo preso delle salviettine, perché le nostre si bagnano nel giro di un passo, sono già tutte fradici. E niente, adesso vediamo cos'altro prendere. Adesso vediamo cos'altro Speriamo prendere. Di non spendere troppi soldi, perché siamo già fuori budget. Questo non lo diciamo. Oh shit, ma io non ci credo. Te l'ho detto, Brosino, se non ci provi, non puoi farcela. Hai ragione, però per me era tipo impossibile. Perché tu sei negativa. No, io non so. Spero di essere negativa come virus, però non bravo. 3 centimetri così. Come che mi sono tra l'autostrada? 5 terzi il prezzo di 20, primo giorno di uni pranziamo. Mentre pranziamo.